Sono un popolo dell'Etiopia meridionale. Vivono nel distretto di Hamer-Bena, dal nome delle due etnie principali, in una fertile area di colline coperte di arbusti sul lato sinistro della Valle dell'Omo. Sono in maggioranza pastori e quindi la loro cultura assegna grande importanza al bestiame. Inseguire il bestiame è considerata pratica importantissima e questa va in conflitto con gli obblighi scolastici, al punto che secondo un funzionario locale solo 6 Hamer hanno completato l'istruzione secondaria. Secondo il censimento del 2007, gli Hamer Banna sono circa 50.000, di cui poco meno di un migliaio vive in città. Gli Hamer veri e propri sono stimati essere circa 23.700. In teoria, musulmani sunniti osservano i 5 precetti islamici. In pratica, molti elementi delle loro tradizioni religiose animiste sono ancora presenti nelle loro vite. Credono che gli oggetti naturali, rocce, alberi, eccetera, abbiano l'anima. Credono anche nei jinn, spiriti capaci di assumere sembianze umane o animali a esercitare la loro influenza sovrannaturale sulle persone. Sia ragazzi che ragazze vengono circoncisi. Gli Hamer sono un popolo di pastori e agricoltori seminomadici che si spostano dopo alcuni mesi per cercare nuovi pascoli per le proprie vacche e capre e nuovi terreni da sfruttare. In passato erano anche cacciatori, in particolare di maiali selvatici e piccole antilopi, attività che hanno dovuto smettere per mancanza di prede. I villaggi di norma non sono particolarmente popolosi, generalmente costituiti da massimo una ventina di capanne di nuclei familiari imparentati, o meno al centro del quale vi è una specie di piazza per le danze e gli eventi sociali, circondato da un recinto di rami. Di notte il bestiame viene portato dentro il recinto. Quando si costituisce un nuovo accampamento, prima si costruiscono i giacigli di donne e bambini, poi gli si costruisce la capanna attorno. I pilastri di legno flessibile vengono piantati per terra a formare un cerchio e poi legati in cima. I tetti, che possono essere semisferici o conici, sono coperti con paglia nella stagione secca e con stuoie e pelli nella stagione delle piogge. Gli uomini e i ragazzi di norma dormono all'aperto, sul centro dell'accampamento vicino al bestiame per evitare razzie altrui. Gli Hamer spesso scambiano i propri prodotti coi vicini per ottenere il sorgo e il frumento che non coltivano. Dal sorgo ottengono delle frittelle o del porridge. Le vacche e capre ricavano latte e carne. Difatti, per la nostra cena è stato sacrificato un capretto, cotto in maniera piuttosto approssimativa, infilzandone i pezzi su dei rami piantati vicino al fuoco. Quelli che coltivano arano i campi, mentre in passato usavano semplici bastoni. La terra non è posseduta dagli individui. Chiunque può liberamente coltivare o lavorare un terreno. Frutti e bacche sono di chi li raccoglie. Si spostano quando la terra non è più produttiva oppure invasa dalle erbacce. Spesso diverse famiglie uniscono le proprie mandrie per occuparne a turno.
Nella stagione secca tutta la famiglia si sposta presso i pascoli, sopravvivendo grazie al latte e al sangue del bestiame che usano bere dopo aver praticato con una freccia un taglio alla vena giugulare dell'animale. Di solito lasciano dei campi seminati dai quali torneranno a raccogliere al cambiamento di stagione, anche se lasciandoli abbandonati a se stessi non è che siano particolarmente produttivi. Come per gli altri popoli di quest'area, il bestiame è il cuore della vita degli Amer, rappresentano il benessere e sono indispensabili per pagare le doti matrimoniali. Aye sila bilayo e buru yetami aye sila bilayo jembe folalu yetami na woluma wanjelo e buru yetami woluma wanjelo aye sila bilayo mangi yetami woluma wanjelo e aye sila bilayo na e buru yetami na toma aye sila bilayo jembe folalu yetami na woluma wanjelo e buru yetami woluma wanjelo aye sila bilayo i Borana, che abitano le secche e calde pianure a est di Konso, sono pastori seminomadi, le cui vite ruotano totalmente intorno al bestiame. Durante la lunga stagione secca lottano per mantenere in vita le loro grandi mandrie. Per combattere il problema della siccità, i Borana hanno sviluppato una loro particolare soluzione, una serie di profondi pozzi scavati nel terreno e affidati secondo un preciso criterio alle diverse famiglie e ai clan. Vicino alla bocca di ogni pozzo viene costruita una serie di abbeveratoi raggiungibili attraverso una specie di lunga strada che scende per circa 10 metri sotto il suolo e che serve da imbuto, guidando il bestiame agli abbeveratoi. Questa strada ha una larghezza tale da consentire il passaggio di due sole file di animali. Quando è il momento di abbeverare le mandrie, gli uomini formano una specie di scala umana fino al fondo del pozzo, che può essere profondo fino a 30 metri, passandosi secchi pieni d'acqua dal fondo del pozzo fino alla superficie dove gli abbeveratoi vengono gradualmente riempiti. Questo lavoro è incredibilmente faticoso e spesso gli uomini cantano tutti insieme per darsi coraggio e anche per tranquillizzare gli animali. Diverse centinaia o addirittura migliaia di animali vengono ad abbeverarsi allo stesso tempo. I lavori vengono assegnati in base al sesso e all'età. Le donne e le ragazze si occupano di raccogliere dai campi sorgo, piselli, mais e zucche. Devono inoltre occuparsi di procurarsi l'acqua, cucinare e occuparsi dei piccoli, i quali cominciano ad aiutare la famiglia prendendosi cura del bestiame attorno all'età di 8 anni. I giovani si occupano della coltivazione dei prodotti agricoli, della difesa del bestiame e qualche volta vanno a razziare il bestiame di altri popoli. Gli adulti si prendono cura degli animali, arano coi buoi e si procurano il miele da alveari selvatici che si trovano sulle acacie.
a volte per alcuni compiti specifici come un raccolto o la costruzione di un nuovo tetto, vengono invitati i vicini ad unirsi in cambio di birra o della carne di una capra sgozzata per l'occasione. La natura delle relazioni coi vicini possono variare. Le razzie e le controrazzie di bestiame sono un continuo motivo di attriti. I Hammer si sposano solo con appartenenti alla propria etnia, ma non hanno nessun problema a fare loro canzoni, pettinature e perfino nomi delle etnie vicine come Nyangatom e i Dasa Anak. Gli uomini indossano spesso una stretta gonna a scacchi di tessuto, mentre le donne una gonna di pelle di vacca. Le donne Hammer, considerate le più belle dell'Etiopia meridionale e anche quelle coi seni più belli, parole della nostra guida etiope, usano impiastricciare i propri capelli con una mistura di grasso animale e ocra rossa, non diversamente da come fanno le donne Himba della Namibia. A differenza di queste ultime, i capelli vengono separati in tante piccole treccine che da lontane paiono quasi capelli lisci, dando a loro quell'aspetto meno tribale che hanno, agli occhi degli occidentali, le donne di altri popoli della zona che si rasano il cranio. Gli uomini invece usano decorarsi il capo con dell'argilla colorata e con delle piume, col quale rendere ancora più spettacolari le loro missis. A volte invece sfoggiano elaborate acconciature, che le teste siano decorate con l'argilla o acconciate vanno protette. È a questo scopo che gli Hammer adulti vanno sempre in giro con un poggiatesta di legno che impedisce durante il sonno che queste si danneggino e all'occorrenza lo usano anche come sgabello. Le donne indossano pelli decorate con perline, file di cauri e metallo e di solito dei piccoli bulloni e si adornano di orecchini, grossi bracciali di metallo e a volte delle fasce frontali di perline. Indossano un collare cosparso dello stesso prodotto dato ai capelli, dalla cui forma si può dedurre se a portarlo è una prima o seconda moglie. I genitori mantengono uno stretto controllo sui figli. Sono i genitori ad autorizzare i maschi a sposarsi e se per le ragazze questo avviene di solito attorno ai 17 anni, molti uomini devono aspettare di aver passato i 30 prima di ottenere questo permesso. Il matrimonio richiede il pagamento di una dote, effettuato dalla famiglia dello sposo a quello della sposa, generalmente costituito da capre, vacche e fucili. Benché possa essere pagato a rate, di norma è talmente alto, ad esempio 30 capre e 20 vacche, che di solito non basta una vita per finire di pagarlo. Una delle conseguenze è che quando una famiglia possiede molti animali, le verranno chieste doti ancora più ricche. Il risultato è che non è facile aumentare il numero delle proprie mamme e quindi solo i pochi veramente benestanti possono permettersi 3 o 4 mogli. Le donne invece possono sposarsi una sola volta. Le donne spesso diventano capofamiglia a causa del fatto che di sovente sposano uomini molto più vecchi ai quali è naturale che sopravvivano. Un caso studiato aveva riscontrato ben 27 vedove capofamiglia in un villaggio e 39 nuclei familiari. Quando il marito muore, tutto il bestiame, la gestione degli affari di famiglia passano alla moglie. Inoltre le donne si occupano anche dei fratelli minori del marito defunto e del loro bestiame, nel caso di prematura scomparsa dei genitori. Può però succedere che ad ogni uomo venga chiesto di occuparsi di una vedova o della moglie di un marito assente. Di norma è suo fratello. Thank you.
Mursi, sui quali sono stati girati di recente diversi documentari televisivi, sono probabilmente la popolazione dell'Omo più conosciuta. Si crede siano circa 5.000 individui che vivono principalmente grazie all'allevamento e si spostano a seconda delle stagioni tra la bassa steppa del Tama e le colline Mursi dell'interno del Mago National Park. Alcuni Mursi praticano l'agricoltura sfruttando gli allevamenti del fiume, specialmente nelle zone in cui la mosca tsetse rende impossibile l'allevamento. Le origini ed il significato delle deformazioni labiali delle donne Mursi dell'Etiopia meridionale sono segni distintivi indossati con fierezza dalle donne che fanno a gara per ostentare il modello più elegante. I piattelli labiali sono un enigmatico rompicapo per gli studiosi occidentali. Interessante è l'uso da parte delle donne Mursi di terra e dolore nell'antropopoiesi, la fabbrica della persona fisica e culturale. Non a caso il loro più noto elemento distintivo è il piattello labiale, un disco di terracotta più raramente in legno inserito nel labbro inferiore. Ingombro e peso sono tali che per mangiare e bere occorre spirarlo. Occorre camminare fiere, a testa alta, consce della propria bellezza. Il mento deve oscillare avanti e indietro, dice un'anziana, in modo sottilmente sensuale per far sentire lo zes zes, è il tipico suono di labbro e piattello. Per le ragazze puberi, il processo che porta il piattello labiale parte dalla madre o da un'altra donna del villaggio. Costei incide il labbro inferiore della ragazza all'età di 15-16 anni. Da allora in poi è una Bansanai, in età da marito. Da notare che in Africa le mutilazioni femminili, pur se fatte per assecondare gli uomini, sono propugnate, perpetrate e mantenute dalle donne. Il taglio, doloroso di per sé, viene tenuto aperto da un inserto di legno fino a che non guarisca. È la ragazza che decide quando il labbro debba essere deformato. Sta a lei inserire ogni notte legni sempre più grandi per un periodo di parecchi mesi. Come riferisce l'antropologo David Turton, presente tra i Mursi nel 1969, Ngama Nkoni e le sue tre amichette continuarono a farsi segare sezioni di rami che poi intagliavano nella giusta forma con il coltellino. Gli inserti divennero sempre più grossi, passando in una settimana da 1 a 5 cm, per arrivare dopo 3 mesi a un diametro di 12 cm, dimensione nella norma. Considerando che per gestire piattelli così grandi occorre rimuovere gli incisini inferiori con una lama e senza piangere, le ragazze Mursi devono essere motivate al massimo. Dolore e scomodità sembrano essere un fine e non un mezzo. Tramite la deformazione e la sofferenza esemplificate dal piattello, la ragazza diventa pienamente donna, forte, fertile e pronta al matrimonio. Alcune ragazze non riescono a sopportare il lungo periodo degli allargamenti progressivi del foro e per paura di stracciare il labbro possono decidere di non praticarvi alcuna incisione o di inserire un bottone labiale molto piccolo. Ciò però causa imbarazzo in quanto è cattiva condotta. Una fanciulla senza piattello si sentirà a disagio in presenza di ogni uomo, poiché vulnerabile se ha labbro aperto. Il fatto è stato sottolineato da alcune donne anziane che additarono la fretta di una sposina nel posare a terra il garciu, piatto di vimini per la polentina di sorgo del marito, o il kedem, la zucca di caffè o latte acido. Le mancano l'operosità, la grazia, la calma, l'orgoglio della vera donna, dicevano. Gli antropologi hanno proposto tre teorie per l'origine del piattello labiale tra i Mursi. La prima afferma che la dimensione del piattello aumenta il valore del prezzo della sposa.
dato che tale cifra è fissata in 38 vacche per prima che la fanciulla inizi ad aprirsi il labbro, la connessione con il piattello di grandi dimensioni è ipotizzabile solo se diventa un asset in caso di asta tra due pretendenti. La seconda teoria parla di protezione dagli spiriti malvagi, ma nessuno sa definire chi siano e come stiano in relazione, neppure il Komaru, il mago della pioggia. È stato scritto ovunque che i Mursi avrebbero appositamente reso dei mostri le loro donne per renderle inappetibili ai trafficanti di schiavi. Interrogati, i Mursi affermano di non aver mai sentito una storia simile. Questa terza teoria dice di più sul nostro modo di vedere il disvalore della deformazione come disfigura, che non sulla pratica stessa. Pratiche simili si trovano ovunque nel mondo per maschi e femmine. Quasi dappertutto però sono le donne a subire l'influenza della modellistica corpo-sessuale elaborata dagli uomini. I Dasanek o Dasenek, noti anche come Geleb, sono un gruppo etnico indigeno di lingua cuscitica, residente in Etiopia e Kenya. Hanno tradizionalmente abitato la regione meridionale della Valle dell'Omo, in particolare il distretto di Omorate, che si trova in prossimità del confine tra Etiopia e Kenya. La popolazione della comunità Dasanek ammonta attualmente a 47.440 individui. I Dasanek hanno un profondo legame con le loro terre ancestrali, caratterizzate da vaste praterie, rive di fiumi e ambienti semiaridi. Il loro stile di vita tradizionale ruota attorno alla pastorizia, all'agricoltura e alla pesca. Sulla base della tradizione orale della tribù Dasanek, si ritiene che la loro terra natia fosse situata in un'area chiamata Koro, nel Kenya settentrionale. Successivamente, a causa di un lungo periodo di siccità, i membri della tribù presero la decisione collettiva di migrare verso nord alla ricerca di risorse idriche migliori e pascoli più fertili. Durante il loro viaggio, alla fine si imbatterono nel nuovo territorio desiderato. Ma le cose non sono andate sempre bene, poiché la nuova terra era già occupata dalle tribù Borena, che fa parte delle tribù Oromo. Nonostante ciò, i nuovi arrivati, rimasti imperterriti nella loro ricerca della nuova terra, che offriva ampie risorse come un grande fiume e pascoli abbondanti, erano risoluti nella loro determinazione a rivendicare la nuova terra, anche se ciò significava impegnarsi in una guerra totale contro i Borena. Al contrario, i Borena, essendo un popolo di pastori, non avevano intenzione di cedere ed erano fermamente decisi a difendere il loro territorio. Nel corso del tempo le tensioni tra i due gruppi aumentarono. Inizialmente ciò si manifestò in furti di bestiame e piccole scaramucce derivanti dalla mancanza di relazioni di vicinato. Tuttavia, col passare del tempo, questi piccoli scontri si trasformarono in una guerra su vasta scala tra le due tribù. La durata delle ostilità e il numero di vittime da entrambe le parti rimangono sconosciuti. Tuttavia è accertato che i Dasanek ne uscirono vincitori e in seguito presero il controllo delle regioni lungo le rive del basso Omo. Le tribù Dasanek, come le tribù vicine della Valle dell'Omo, hanno una tradizione di pastorizia radicata. Fanno affidamento sul bestiame, in particolare sui bovini, per il loro sostentamento. Il loro alimento base è il porridge, fatto con mais o sorgo. Inoltre amano la carne di coccodrillo e le uova, così come il pesce. Tra i membri del clan Dasanek, la carne d'asino è considerata una prelibatezza riservata agli ospiti stimati e alle celebrazioni nuziali. Il popolo Dasanek è noto per il suo profondo senso di orgoglio e una ricca storia di coraggio. Ogni individuo all'interno del clan preferisce essere chiamato Misso, un termine della lingua Dasanek che significa un compagno d'armi.
Inoltre la comunità da Sanek ha mostrato un grande patriottismo durante i 5 anni di occupazione italiana dell'Etiopia. Il nemico ha ripetutamente tentato di convincere i membri della tribù a unire le forze contro i patrioti etiopi che combattevano contro le truppe occupanti, ma il popolo da Sanek è rimasto risoluto nel suo rifiuto di collaborare con il nemico. L'esercito di occupazione italiano aveva anche chiesto al popolo da Sanek di consegnare le armi, ma sono rimasti fermi nel loro impegno per la loro lunga tradizione di coraggio. Simili ai loro antenati di Coro, i Dassanek, noti anche come Geleb, continuano a condurre uno stile di vita prevalentemente nomade, spostandosi costantemente da una località all'altra, alla ricerca di pascoli e praterie fresche. I membri della tribù sono divisi in 8 clan distinti. È importante notare che i matrimoni tra individui appartenenti allo stesso clan sono severamente proibiti. Nella comunità da Sanek, la pratica della dote è un elemento fondamentale nell'unione di un uomo e una donna in matrimonio. Ci si aspetta che lo sposo presenti alla famiglia della sposa un dono di bestiame, che può consistere fino a 50 capi di bestiame, a seconda del numero di bestiame posseduto dalle parti coinvolte. È consentito a un uomo di prendere fino a 12 mogli. La comunità da Sanek pratica 4 distinte forme di unioni matrimoniali. Il matrimonio combinato. Questo tipo di matrimonio è organizzato dalle famiglie degli individui coinvolti e l'autorità decisionale spetta ai genitori o ai tutori. Il matrimonio consensuale. In questa forma di matrimonio, gli individui contraggono volontariamente un'unione matrimoniale basata sul reciproco accordo e consenso. Il matrimonio tramite rapimento. Nonostante questa pratica sia stata ritenuta illegale dal governo, occasionalmente si verificano ancora casi di rapimento a scopo di matrimonio, ma solo se entrambi i genitori sono d'accordo. E da ultimo il matrimonio per successione ereditaria. Questo tipo di matrimonio si verifica quando una persona eredita il coniuge di un fratello o di un parente defunto, continuando così la discendenza e adempiendo agli obblighi familiari. È possibile conoscere lo stato civile di una donna in base alla sua acconciatura. Le donne nubili tendono ad avere una parte dei capelli acconciata verso la parte anteriore, mentre le donne sposate solitamente acconciano tutti i capelli verso la parte posteriore. Le abitazioni da Sanek sono costruite con un design semplice ma preciso, utilizzando una struttura di rami ricoperti di pelle e patchwork. Ciò consente alle famiglie di smontare la struttura, trasportarla sul dorso dei loro asini e ricostruirla in una nuova posizione se necessario. Le donne sono responsabili dello smontaggio e della ricostruzione dell'abitazione. La maggior parte dei compiti è svolta dalle donne, mentre gli uomini riservano le loro energie alle responsabilità maschili come conflitti intertribali, furti di bestiame e incursioni. Gli uomini delle tribù dedicano una notevole quantità di tempo e sforzi alla cura e alla gestione del loro bestiame. Fanno pascolare le loro mandrie nelle rigogliose praterie della Valle dell'Omo, assicurandosi che gli animali abbiano accesso a abbondanti fonti di cibo e acqua. Gli uomini delle tribù proteggono anche il loro bestiame da predatori e malattie, impiegando vari metodi tradizionali tramandati di generazione in generazione. Nella comunità da Sanek le feste sono un evento comune, tra cui celebrazioni nuziali e cerimonie funebri. La festa Emi, che si tiene in concomitanza con la circoncisione delle ragazze, è rinomata per la sua natura straordinaria. Le ragazze della stessa zona si sottopongono insieme al rituale della circoncisione e numerosi vitelli vengono sacrificati per commemorare l'occasione. Per i giovani ragazzi e ragazze di Dasanek,
Quasi ogni sera rappresenta un'opportunità di festa e di divertimento. Il popolo Dassanek possiede anche un forte senso di comunanza, attribuendo grande valore alla cooperazione e al supporto reciproco. Mantengono una distinta identità culturale che si esprime attraverso la loro lingua unica, l'abbigliamento tradizionale e le usanze artistiche. Il loro intricato lavoro di perline è particolarmente rinomato, poiché viene utilizzato per creare gioielli e abbellimenti vivaci. Questi ornamenti hanno un significato simbolico e sono spesso indossati durante cerimonie e festività importanti. Il salto dei tori da parte dei giovani, Ukli Bula, è una delle cerimonie più significative per gli Amer, una comunità della Valle dell'Omo in Etiopia. Si tratta dell'iniziazione maschile tramite cui i ragazzi mostrano forza e coraggio saltando sul dorso di un numero variabile di bovidi in fila, da cui devono scendere e salire 4 volte senza cadere. La pratica della taurocatapsia, salto del toro, è diffusa nel mondo a partire dall'età del bronzo, nella Creta minoica, in India tra i Tamil e in Anatolia tra gli Hittiti. Ancora oggi è praticata nella Francia sudoccidentale. A quanto risulta dall'iconografia, i movimenti riflessi del toro forniscono al danzatore la spinta inerziale per eseguire le sue acrobazie. Uomo e animale diventano così un tutt'uno unico dal punto di vista dinamico. Eppure gli Amer, dal Monte Busca, dove praticavano l'agricoltura, sono divenuti pastori di bovidi solo nella fine del XIX secolo, in quanto profughi ambientali ed economici. In tal modo si spiega la nuova tradizione, uno simbolo diffuso più di quanto si creda del salto dei tori, a certificare il patto di sopravvivenza reciproca con gli animali. Gli autori del libro L'Omo, viaggi di esplorazione nell'Africa orientale, le popolazioni incontrate dalla spedizione di Bottego nel 1896 rappresentano il paradigma dello stereotipo europeo del selvaggio. Abitanti di un paese sino a ora sconosciuto all'uomo bianco e alla maggior parte dei neri circostanti, si capisce come nel loro genere di vita siano tanto prossimi alle bestie. Queste tribù selvagge hanno tendenze detestabili e abitudini bestiali. Tra gli Amer, il rito del salto dei tori prevede una fase preliminare di molti giorni o addirittura mesi, in cui il giovane viene spogliato di tutti i beni, rasato a zero, nutrito con sorgo, latte di vacca e miele. Solo a quel punto gli viene dato l'armamentario per lo status di Ukli, infante impuro anche sessualmente. È il momento in cui annuncia la partecipazione alla cerimonia, un rito complesso che si protrae dall'alba al tramonto. Durante la mattinata, le donne si acconciano reciprocamente i capelli in insolite treccine che spalmeranno di burro, resina, argilla rossa e limatura di ferro. Intanto, in uno spazio libero, altre donne formano cerchi che si stringono e si allargano al suono di trombette metalliche. Corrono, si fermano, saltano, a ogni passo i campanelli delle caviglie richiamano l'attenzione dei festeggiamenti. Le danze continueranno per tutta la giornata, con l'eccezione del pranzo, un impasto di farina di sorgo e burro accompagnato da birra locale. Espletati altri riti propiziatori, il ragazzo circondato dai mas, giovani che hanno già superato la prova e che vanno considerati come padrini, si avvia verso il luogo sacro della cerimonia, la quale si apre con il rito della fustigazione delle donne. Tra polvere e grida di incitamento, le donne parenti dell'iniziando, con un braccio alzato, chiedono di essere frustate mentre ballano e saltano di fronte ai Math, che,
se non sono disposti a colpirle, vengono strattonati e derisi. Terminate le fustigazioni, le donne tornano a danzare tra lo stridore delle trombette e il tintinnio dei campanelli. Poco dopo, mentre i Maz tentano di tenere a bada una mandria di vacche, le donne ballano tutti intorno. Con grida e movimenti intendono disorientare le bestie. Alla fine i Maz riescono a immobilizzare un numero di buoi che può arrivare a 15. Il termine toro è deviante dal momento che i pastori nomadi tengono pochi maschi nella mandria, castrando gli altri. I bovidi, trattenuti per le corna e per la coda, vengono disposti in fila. Il ritmo delle danze aumenta, le trombette emettono nuovi suoni più acuti, l'eccitazione cresce. Il giovane, nudo e con una corda vegetale intorno al petto a simboleggiare l'infanzia da abbandonare, si appresta ad affrontare la prova. Dopo una breve rincorsa, egli salta sul primo toro. La sequenza ha nomi propri per ogni animale e, in precario equilibrio, passa il successivo e così via, senza mai cadere, fino a completare la prova che dovrà ripetere per 4 volte consecutive. Solo così l'esame potrà dirsi superato e il giovane diventerà un Dala, un uomo completo, con l'impegno di trovare una moglie entro un mese. Finché ciò non avverrà, il Dala dovrà attenersi ad una dieta rigorosa a base di latte, miele, sangue e carne, in una radicalizzazione dei prodotti pastorali a confronto della pristina agricoltura. La prescelta del Dala potrà diventare una sposa solo dopo che il padre del ragazzo avrà ripagato con buoi, capre e almeno un Kalashnikov, la famiglia della ragazza. Se fallisce la prova, il ragazzo sarà la vergogna della famiglia, non potrà sposarsi e dovrà ripeterla l'anno successivo. L'Ukribula è uno dei riti più controversi della cultura Hamer. Quello che risulta sconcertante per occhi estranei e poco attenti alla profondità delle tradizioni è la centralità della fustigazione femminile. Nonostante le ferite lasciano cicatrici indelebili, tra le donne nessuna si sottrae o emette un lamento. Ostentare i segni delle spudisciate è infatti indice di coraggio, integrità e attaccamento alla famiglia, nonché segno di devozione e affetto per un ragazzo che sta per passare dall'adolescenza all'età adulta. Tale usanza, cruenta e dolorosa, assolve un'indispensabile funzione sociale. Le cicatrici e il dolore sopportati rappresentano per le donne una forma di credito verso il futuro Maz di famiglia che, in caso di difficoltà, sarà tenuto a prendersene cura. Attualmente le autorità etiopi sono decise a porre fine a questa esibizione, considerata una pratica di violenza gratuita contro la dignità delle donne, in grado di svilire l'immagine di un paese che si ritiene civile e moderno. Questo è un mondo che si sta rapidamente trasformando. L'afflusso turistico è destinato a calare, così come le acque del fiume Omo, imbrigliato a monte dalla diga Gibe 3 a partecipazione italiana, un progetto mai messo in appalto con le popolazioni locali, mai consultate e i gruppi ambientalisti esclusi a priori. 200.000 persone sono già state dislocate a forza per lasciare lo spazio a campi di cotone e trivellazioni petrolifere cinesi. Agli Hamer è stato consigliato di tornare all'agricoltura con buona pace del bestiame. Comunque vada la catastrofe ambientale, dal tempo il governo di Addis Abeba, controllato dalle etnie dell'altopiano che da sempre considerano i popoli dell'Omo alla stregua di primitivi selvaggi, è favorevole all'abolizione delle fustigazioni cerimoniali tra gli Hamer. In questo
è sostenuto dalle varie associazioni locali e internazionali che si battono per i diritti delle donne. Per ragioni diverse, però, non tutti sono d'accordo. Michelle Ignatieff, una delle menti più acute del panorama degli intellettuali contemporanei, scrive: «La difesa dei diritti umani deve essere a priori dalla parte della vittima e il test di legittimità è il consenso della vittima». Bisogna parlare con le donne Amer e ottenere il consenso informato per la mutazione del rituale. È con la barbarie che bisogna trattare, con chi altro se no? Yeah.